tutti, eccomi tornata con un nuovo What I Eat in a Day, ragazzi. Questa volta è Fall Edition, quindi edizione autunnale. Iniziamo subito dal buongiorno, ragazzi. Quel giorno a colazione avevo tantissima voglia di yogurt al cocco. Voi sapete che io vado matta per la linea Alpro e quel giorno avevo scelto per l'appunto quel tipo di linea. E niente, ho preso un pochino di porzione di yogurt, l'ho messo all'interno di una bowl come piace a me e in aggiunta ho voluto decorare il tutto con un pochino di cereali. Ho scelto due tipologie. La prima tipologia è quella al gusto di crusca, che mi piace molto ed è ricca di fibre, ragazzi, ve la straconsiglio. Come seconda ho scelto una qualità un pochino più golosa e questa era della linea Gran Cereale, che sa tantissimo di miele e mi piace da morire. Ovviamente il tutto è stato accompagnato dal mio solito caffettino e questa è stata la mia colazione. Passiamo adesso al pranzo. Quel giorno ero davvero entrata nel mood autunnale e vi chiedo scusa se non ho registrato la preparazione di questo piatto, ragazzi, ma mi ero completamente dimenticata e se volete ve lo ripeterò sicuramente. Comunque questa è stata una vellutata di zucca e carote che io in questo periodo, ragazze, adoro e stra-adoro, la mangerei quasi tutti i giorni e quel giorno ho deciso di accompagnarla con un pochino di pane ai cereali, che secondo me aggiungevano davvero un tocco in più alla vellutata, e alla fine ho messo anche un goccio di olio al peperoncino perché il peperoncino mi piace veramente tantissimo sulle vellutate e ve lo consiglio se volete provarlo. Subito dopo, verso le 4 e mezza, ragazze, ho avuto un lieve languorino e quindi ho deciso di fare il mio spuntino quotidiano ed è circa da un mesetto che ho preso l'abitudine di fare questo spuntino verso metà pomeriggio e mi piace tantissimo. Voi sapete la passione che io ho per il cioccolato fondente, quindi non faccio altro che accoppiarlo ad una bella tazzina di caffè e, ragazze, secondo me questo snack, a parte essere davvero molto molto goloso, è anche molto salutare perché, come ben sapete, il cioccolato ha veramente tantissime proprietà, fa davvero tanto bene al cuore e ovviamente questa è una scusa in più per mangiare un pochino più di cioccolata durante la giornata. Comunque io prediligo quella lì della Lindt, come avete potuto vedere, al 99%, ed è molto molto buona oltre a essere molto molto strong. Passiamo adesso all'orario di cena, ragazze. Quella sera mi ero completamente sbizzarrita e ho voluto provare una ricettina che sono praticamente i pancakes salati. Io ho deciso di inserire i broccoli come verdure, ma voi ovviamente potete utilizzare la verdura che preferite. Per le quantità io ero andata più o meno d'occhio, però comunque vi lascerò qualche riferimento qui sotto come potete vedere. E comunque niente, sono andata a sminuzzare un pochino le verdure, ho aggiunto le uova e dopo le ho unite, vedete, con questo mixer insieme. Subito dopo ho aggiunto un pochino di sale, un pochino di pepe quanto basta, quindi insomma se piace a voi, le quantità che preferite insomma. Subito dopo sono andata ad unire la farina e io ho scelto quella integrale perché secondo me aggiunge un sapore in più al tutto, e subito dopo sono andata a mixare il tutto. Il risultato finale del composto non deve essere né tanto liquido né tanto denso, quindi io ho aggiunto un filo d'olio giusto per dargli un pochino di morbidezza in più. Ho preso una perella antiaderente, vedete, ci ho messo sopra un pochino di olio che dopo sono andata a sfumare con un fazzoletto di carta. E il procedimento della cottura, ragazzi, è davvero uguale a quello dei pancakes dolci che tutti noi conosciamo, quindi non appena vediamo qualche bollicina d'aria che si forma sopra il nostro pancake siamo pronti per girarlo, e io così ho fatto, vedete, ne ho fatti due e subito dopo sono andata a girarli in questo modo con una palettina in silicone in modo che non si attacchi il composto a un altro tipo di paletta che sia in acciaio o in legno. Alla fine ho deciso di accompagnare il tutto con un pochino di verdurine campagnole che sono le mie preferite in assoluto e voilà, ragazzi, questo qui è stato il piatto finito e vi assicuro che era buonissimo. Io, ragazzi, spero tantissimo che questo What I Eat in a Day in versione autunnale vi sia piaciuto. Fatemelo capire lasciandomi tanti pollici in su e vi ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche in tempo reale. Io, ragazzi, vi mando un bacione grandissimo come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!